Martedì 4 ottobre 2016, Stato Quotidiano incontra Giuseppe Latorre, assessore con delega sport, politiche giovanili, pubblica istruzione e sicurezza del Comune di Manfredonia. Il tema che affronteremo in questa intervista è quello del servizio di refezione scolastica, la mensa dunque, nuovamente al centro di polemiche da parte di genitori e personale delle scuole. Assessore, fra le tante lettere che ci sono arrivate in questi giorni in redazione, Leonardo dice che l'anno scolastico è partito da alcune settimane, per il quinto anno consecutivo il servizio mensa non è ancora iniziato, quindi un problema che dura da anni. Quando si partirà? E soprattutto considerando che si sarebbe concluso il ricorso in atto da parte della ditta che aveva perso l'appalto e avendo deliberato il Comune di Manfredonia per l'aumento delle tariffe. Allora, sì, innanzitutto non si è ancora chiuso i vari ricorsi amministrativi. Ad oggi noi abbiamo una giudicataria provvisoria, in quanto si sta per chiudere proprio in questi giorni la procedura. Procedura lunghissima dovuta al fatto che dopo l'aggiudicazione del 2014 si è pervenuti a più di un ricorso presso i tribunali amministrativi. Le posso assicurare che il Comune di Manfredonia manterrà questo servizio e indicativamente inizierà nella prima decade di novembre. Senta, si dice che c'è stata una raccolta di firme per la revoca dell'atto di giunta comunale del 27 aprile che andrà a definire nuove tariffe del servizio. Si è parlato di un aumento superiore al 50%. È vera? Sono cifre giuste, diciamo, stime giuste queste degli aumenti? Allora, l'aumento intorno al 50% non c'è stato. Io su questo vorrei aprire una breve o lunga parentesi dicendo questo. La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale e i comuni non sono obbligati ad istituirli e nel momento in cui comunque il comune l'ha istituito, intende mantenerlo nel miglior modo possibile facendo pagare quota parte ai genitori. Oggi il costo complessivo di questo servizio ad oggi per l'anno scolastico 2016-2017 è intorno a 1 milione di euro. Per quello che riguarda la situazione economico-finanziaria del comune di Manfredonia, questo costo noi non possiamo assolutamente più permettercelo. Però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazione, secondo noi, che va a difesa dei diritti dei manfredoniani, in quanto abbiamo ritenuto mantenere delle posizioni o dei posti di lavoro, abbiamo voluto mantenere in essere dei posti di lavoro, in quanto sia gli insegnanti, sia coloro che fanno servizio di refezione presso le scuole continuano a mantenere il posto. L'aumento non è stato del 50%, Ma è stato? è stato intorno al 30-35% e le posso fare degli esempi. A differenza di altri comuni limitrofi della provincia di Foggia, noi abbiamo voluto fortemente mantenere la fascia esente e abbiamo diviso il costo della mensa, l'abbiamo fatto per fasce ISEE e diviso quindi per tariffe. Passiamo da una fascia esente ad una tariffa massima di 4,45 euro. Consideri che oggi il food cost di un pasto servito dalla ditta che in maniera provvisoria si aggiudica il servizio è di 4,44 più IVA. Allora, se lei ritiene che come previsione d'entrata noi prevediamo che le famiglie con il contributo regionale che va a finire totalmente sulla mensa, noi totalizziamo Pari a questo contributo regionale. contributo regionale di circa 80.000 euro, più un 230-240.000 euro che sono gli introiti che le famiglie ci fanno introitare per il costo del pasto, noi siamo quindi a un introito di circa 300-320.000 euro annui a fronte di un costo di oltre 1 milione di Come ha euro. detto, sì. E possiamo capire bene che è un costo che oggi non siamo più nelle Di condizioni supportare. di Per supportare. chi aveva presentato la raccolta firme, si avvicina a Manfredonia Nuova, diceva in caso di contemporanea presenza di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, lo sconto sulla quota per ogni figlio successivo passa dal 50 al 30%. Risponde a vero questo, così come il fatto che i genitori dicono che non sarà previsto il rimborso dei pasti che non saranno erogati?
Allora, su questa cosa bisogna fare un'operazione verità. È vero che per il secondo figlio abbiamo previsto un abbattimento del 30% sul costo della tariffa? Non è assolutamente vero, e su questa va fatta chiarezza, che il bambino che non frequenta il giorno di scuola è obbligato comunque a pagare il pasto. Questa è una menzogna grandissima. O meglio, il pasto sarà pagato dal bambino che frequenta effettivamente, il giorno di scuola e non, viceversa. Bene. Va bene, poi invece un'altra lettera che è arrivata di Rossella, Iaconita in questo caso, ha detto, forse l'assessore ci ha detto di stare tranquilli, però in qualche maniera sembra quasi che il comune vada a fare i conti in tasca alle famiglie di Manfredonia. La fascia dei cosiddetti benestanti, secondo la nostra amministrazione, può permettersi di spendere 100 euro al mese, ci fanno i conti in tasca e soprattutto in ultima fascia sono famiglie che vivono con un reddito di 16.000 euro e un mutuo alle spalle. Quindi l'amministrazione sta facendo i conti in tasca ai manfredoniani, assessore? Allora, assolutamente no, non è nostra abitudine, né mia né di tutta l'amministrazione comunale, fare i conti in tasca ai cittadini di Manfredonia. Noi ovviamente di questa situazione siamo dispiaciuti, le posso assicurare che se avessimo la possibilità oggi, noi questo tipo di servizio, sia il servizio di trasporto scolastico, lo facevamo a titolo gratuito, completamente gratuito. Ma ribadisco che oggi non ci sono più le condizioni per poter mantenere questo servizio con quelle vecchie tariffe. Noi abbiamo ripartito le tariffe in base al reddito ISEE, quindi con ISEE superiore a 15.000 euro una famiglia paga il costo del pasto per intero, che è poi il costo che comunque il comune gli viene ribaltato per ogni pasto, compreso il pasto dell'esente. Quindi da un punto di vista politico, a mio avviso, è stata fatta una ripartizione seguendo sempre il principio dell'articolo 53 della Costituzione, il quale recita di far pagare le tasse a colui che percepisce di più e quindi in misura proporzionale a quello che guadagna. Certo, bene. Fra le tematiche, diciamo, che hanno provocato proteste, diciamo così, polemiche fra i genitori è quella del tempo prolungato, però non sono solo l'amministrazione, diciamo, a essere colpita, ma anche i dirigenti scolastici. Lei ha parlato di Costituzione, l'articolo 34, così leggiamo la Costituzione, dice che l'atto della Giunta violerebbe appunto questo articolo 34 che tutela la frequenza della scuola dell'obbligo, perché la mensa, una volta programmato il tempo prolungato, è parte integrante del percorso didattico di socializzazione. Forse a non tutti interessa preservare il tempo prolungato nelle scuole, in base a quello che ha potuto comprendere. Non è assolutamente così, anche perché noi abbiamo fatto partire il tempo prolungato circa 7 anni fa come una situazione sperimentale. Ad oggi è diventata una realtà importante in questa città e secondo il mio modesto parere non violiamo assolutamente l'articolo 34, anche perché mettiamo nelle condizioni di poter svolgere lezione tranquillamente. Noi qua parliamo di un servizio a domanda individuale che il comune ha istituito e che per legge deve far contribuire a colui che non usufruisce di questo servizio il costo che ha stabilito con una delibera facendo le fasce. Inoltre, le posso dire questo, il costo del servizio complessivo nell'anno 2015 è stato di circa 600.000 euro a fronte di un introito delle famiglie di circa 180.000 euro. Quindi il comune di parte sua ha sempre messo più del 70% Pezzo per stradale posto, certo, il mantenere servizio, questo i costi del servizio. E servizio. ribadisco, è un servizio che abbiamo fortemente voluto mantenere. Le posso dire tranquillamente che con questa grossa sperequazione esistente tra la cifra che mette il comune, il costo intero del servizio, che per esempio per il 2016 per l'anno scolastico 2016-2017 è di circa 1 milione di euro. A fronte delle 300.000 euro che entrano, noi abbiamo una sperequazione di 700.000 euro. Per esempio, con 700.000 euro noi possiamo rendere le scuole molto più belle, possiamo fare le strade di Manfredonia togliendo le buche, possiamo
indirizzare queste cifre in altre cose. Per fare altro. Invece no, la nostra volontà è stata quella di mantenere il servizio. Però per mantenere il servizio, ribadisco, non eravamo più nelle condizioni di poter far pagare le tariffe che, voglio ricordare, sono in vigore dal 1995. Dal 1995 ad oggi sono passati circa 21 anni. Se per ogni anno applicavamo l'aumento Istat, forse ad oggi arrivavamo su per giù a quell'importo. Certo, anche se ogni anno magari ci sarebbero stati dei problemi come questi dei morosi, l'anno scorso con l'altro assessorato il Comune Manfredoni inviò dei solleciti di pagamento, scoppiò questo caso, quindi in tanti che avevano aderito al servizio in verità non avevano sostenuto i costi, dato i costi. Ma c'è il rischio anche quest'anno che avvenga lo stesso, in casi di morosità per il servizio mensa da parte dei genitori? Come facciamo a prevedere noi se ci sono casi di morosità o meno? È vero che noi abbiamo un software... Bloccherebbe il servizio, in situazioni di morosi bloccherebbero il servizio? Nel capitolato d'appalto è previsto un sistema di software dove nel momento in cui una famiglia, un utente non paga, per esempio, si accumula un debito di oltre 35-40 euro, va in allarme il sistema e quindi in automatico partono sms o partono lettere per sollecitare il pagamento delle spettanze. Quindi questo deve essere. Adesso terminiamo. Dunque, lei ha sottolineato la bontà dell'amministrazione, diciamo, per conservare il servizio, i costi, la sperequazione fra entrate e uscite. Resta un problema che però da anni va a ripercorrere. Se una speranza che innanzitutto parliamo di quest'anno. Come si può risolvere in maniera secca, diciamo, questo problema e soprattutto, ma altrettanto in maniera secca, ci dica la data di partenza, il periodo di partenza del servizio mensa. Vada a tranquillizzare, si rivolga alle mamme di Manfredoni, a tutti, vada a darci questo messaggio. Sì, io mi rivolgo innanzitutto alle mamme, dove sicuramente noi non abbiamo fatto questi aumenti in maniera allegra. Siamo dispiaciuti di questa cosa, però credeteci, non eravamo più nelle condizioni di sostenere il costo oneroso di questo servizio, per questo abbiamo rimesso mano alle tariffe. Io in estate, in più di una circostanza, ho avuto incontri pubblici con mamme, con insegnanti, con genitori dei bambini, che sto continuando ad avere ancora adesso, con bambini che usufruiscono di questo servizio mensa, e in quelle circostanze, le devo dire la verità, sono emerse delle proposte garbate, delle proposte perché no, anche intelligenti e condivisibili. Però, ripeto, una di queste proposte che c'era stata fatta era quella di mettere la tariffa unica. Mm-hmm. Però su questa cosa, da un punto di vista politico, noi non siamo assolutamente d'accordo e non la teniamo per niente in considerazione. Mentre abbiamo cercato di prendere in considerazione altre proposte garbate che abbiamo ricevuto da qualche mamma, dove al momento le abbiamo valutate e possiamo dire che non siamo nella possibilità di accogliere nessun altro tipo di proposte, quindi dobbiamo cercare di mantenere quelle tariffe. Per l'anno futuro vedremo se siamo nelle condizioni, migliorano le condizioni, cambia qualcosa e vedremo se riusciamo. Quanti bambini sono interessati dal servizio? Quanti bambini su per giù sono interessati dal servizio mensa Manfredonia? Allora, io le posso dare il dato dello scorso anno e presumibilmente il dato di quest'anno, che si aggira intorno ai 1500 quest'anno, e l'anno scorso erano 1700 persone che usufruivano di questo servizio. Ad oggi alla pubblica istruzione sono pervenute circa 450 domande di iscrizione per il servizio mensa. Quindi abbiamo questo dato. La data, assessore, possiamo dirla? La data come le ripeto, siamo in procinto di chiudere la gara e quindi assegnare in maniera definitiva il servizio alla ditta che poi svolgerà il servizio. Le dico sempre, in maniera indicativa, il servizio partirà intorno alla prima decade
di novembre. Perfetto. Allora, speriamo che sia così davvero, che tutto andrà bene. Per il servizio mensa ringraziamo Giuseppe Latorre, assessore con delega a Sport, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Sicurezza del Comune di Manfredonia. Buongiorno, redazione di Stato Quotidiano, grazie. Grazie a voi, arrivederci.